Grazie per aver deciso di partecipare alla vita dell'Università di Foggia, non soltanto appunto partecipando al seminario che si terrà il 28 di febbraio, di gennaio, ma insomma essendoci a tutto tondo anche lasciando qualcosa prima di questo incontro. Si parlerà nell'incontro che terrai tu del potere della scrittura e del raccontarsi. Io vorrei partire proprio da questo, cioè oggi raccontarsi sembra semplice, ma in realtà è difficilissimo perché lo si può fare in mille modi diversi rispetto al passato. Quindi quanto anche è importante capire quanto potere c'è in una parola scritta. Ma allora, sono due elementi principali. Il primo è che la scrittura è una tecnologia e che è una tecnica una tecnica del sé, una tecnologia del sé che è importantissimo recuperare, soprattutto la scrittura su carta, perché come dimostrano tante ricerche, anche molto recenti, la scrittura su carta è in qualche modo legata ai nostri processi di comprensione e anche alla, come dire, è molto più in linea rispetto alla scrittura digitale, ai nostri percorsi, ai nostri pensieri. Quindi, prima di tutto, la scrittura rappresenta uno strumento molto potente. E poi raccontarsi non è esibirsi, non è cercare di mostrarsi sempre positivi, dimostrare solo il lato in luce, il lato vendibile di noi, come invece per esempio accade sui social. Ecco, la cosa importante secondo me è anche distinguere tra il modo in cui comunichiamo noi stessi, che non è una cosa necessariamente negativa, è anche una necessità del mondo, del tempo in cui viviamo, e invece il racconto. Il racconto non è qualcosa che ci fa uscire come dei personaggi tutti positivi o chiarissimi, anzi, il racconto ha bisogno della complessità di tutte le nostre sfaccettature, in qualche modo rappresenta il disegno che noi compiamo nel corso della vita, quindi è un altro tipo di processo. Quindi quello che io invito a fare è cominciare proprio dal distinguere il processo di comunicazione da quello di racconto e di narrazione. In questo la filosofia della narrazione, anche di tradizione italiana, secondo me, ha sempre aiutato molto a riconoscere l'importanza di questo processo, che poi è legato a un'urgenza, a una necessità dell'essere umano. Abbiamo bisogno di raccontarci e per comprendere anche qual è stata la nostra strada e qual è la nostra identità. È un bisogno essenziale, in particolare alla luce di quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni. Quindi c'è anche il bisogno di capire effettivamente cosa ci è accaduto dentro e cosa è accaduto a noi rispetto a quello che è successo fuori. E la narrazione in questo può essere davvero uno strumento di grandissima comprensione. Questo sì, è molto importante, soprattutto qualcosa che aiuta a capire è il raccontarsi, ma anche la filosofia, che è un po' la vostra materia. La cosa veramente bella di Tlon, che sicuramente ha contribuito al successo, è il fatto di riuscire a portare dei messaggi e il racconto della filosofia, diciamo, portarlo a tutti tramite uno strumento che probabilmente sembrava lontanissimo da una materia come la filosofia, che è quello dei social. E quindi quello che io mi sono chiesta più volte è anche quando tu con Andrea avete capito che i social potevano essere utili a raccontare un qualcosa che apparentemente è così complesso come la filosofia, perché penso che questo processo serva anche a diciamo, allontanare dall'idea che i social sono qualcosa che non va bene per raccontare l'altro, invece va benissimo. Ma io credo che i social non siano sufficienti, ovviamente, per raccontare pressoché niente, se stessi, ma anche qualunque tipo di disciplina. Però possono essere estremamente utili e possono essere necessari per avvicinare e per passare alcuni strumenti che dovrebbero essere far parte, insomma, in qualche modo, di un set di strumenti essenziali, per la vita pubblica, soprattutto per l'esercizio dell'educazione civica. Quello che noi abbiamo iniziato a fare qualche anno fa è stato in realtà raccontare quello che poi più diffusamente dicevamo in incontri dal vivo e nei libri, e scrivevamo nei libri. Quindi volevamo in qualche modo farlo arrivare anche lì per un senso di urgenza. Quindi non era pianificato, anche perché non.
era davvero impensabile. Se oggi appare, può apparire strano, ma è più comprensibile il fatto che la filosofia possa arrivare anche sui canali social. Qualche anno fa, noi abbiamo iniziato più o meno nel 2016, sembrava totalmente assurdo. Quello che abbiamo cercato di fare è stato rendere comprensibile almeno una piccola parte di quello che scrivevamo, per cui ci sono tantissime cose, che abbiamo approfondito nelle conferenze, nei seminari, abbiamo scritto nei libri, che sui social non abbiamo mai detto, perché sarebbe stato, come dire, per noi almeno sarebbe stato molto difficile. Abbiamo però cercato di domandarci quali cose invece potevano essere diffuse e come potevano essere comprensibili. Quindi lo scopo principale, secondo me, dei social, che è molto diverso rispetto ad altri, come dire, ad altri setting, diciamo, in cui avviene una relazione di comprensione, un processo di apprendimento, è il fatto che sui social lo scopo principale è cercare di farsi capire. Quindi non ha senso dire, creare un muro e dire questa cosa è troppo difficile e tu non la potrai capire mai. Ovviamente è molto, no, non si può andare nella profondità in cui si va invece in un percorso che si fa insieme, in un insegnamento universitario, per esempio, ma anche in un libro. Quindi non si riesce a essere così dettagliati e specifici, non si riesce a parlare dei testi, per esempio, con la stessa profondità, però ci sono delle cose che possono diventare comprensibili e quindi possono anche essere, secondo me, un luogo digitale in cui le persone possano essere stimolate ad approfondire. Quello che è successo in questi anni è che tante persone magari hanno sentito parlare di Hannah Arendt da noi per la prima volta o la conoscevano solo per la banalità del male, hanno iniziato a leggere Vita Attiva, Origini del totalitarismo, hanno scoperto la vastità del suo pensiero e delle sue opere. Per cui, insomma, questo secondo me poi è lo scopo principale dei social, cercare di rendere comprensibili alcune cose che dovrebbero far parte degli strumenti di cittadinanza e stimolare a un approfondimento che deve avvenire poi necessariamente su altri canali, per cui tante persone si sono iscritte all'università, hanno iniziato o ricominciato a leggere, magari non lo facevano da anni, e questo secondo me è una bella cosa in qualche modo che i social possono fare. Assolutamente, che i social possono fare e che voi state riuscendo a fare con i social. Infatti ti faccio quest'ultima domanda, poi ti libero proprio perché stamattina stavo recuperando la newsletter di Tlon e ho letto che siete stati scelti tra le personalità che stanno costruendo una nuova Europa. Mi ha inserito Vanity Fair in questa lista e questa cosa intanto mi fa piacere perché comunque vedere che si segue qualcuno e quel qualcuno effettivamente è la persona giusta da seguire fa piacere anche da questo lato. E però volevo fare una chiosa chiedendoti intanto cosa si prova a ricevere un riconoscimento che penso sia importante e poi come secondo te effettivamente voi, ma un po' tutti, possiamo creare una nuova idea di Europa, ma in generale una nuova idea di dialogo comune, che è quello che appunto succede anche tramite i social. Ma sui riconoscimenti io ho sempre molta difficoltà perché è qualcosa che viene dall'esterno, quindi non, come dire, sempre, non lo so, nel senso sì, fa piacere soprattutto come dimostrazione di fiducia in qualche modo. Quello che hanno fatto soprattutto le redazioni di Italia, Spagna e Francia è stato scegliere un gruppo di persone di ogni paese che in qualche modo stavano facendo innovazione in quel campo. La cosa bella è il fatto che appunto, per quanto ci riguarda, siamo stati scelti come innovatori culturali e sembra che ci sia un ossimoro tra innovazione e cultura. Quindi la cultura rimane sempre la stessa, non cambia mai, ma in realtà noi vediamo la cultura come uno stimolante e come qualcosa che in qualche modo dovrebbe fondare l'identità europea e anche la molteplicità, la diversità europea. In questo ti dico un'altra cosa che anticipo qui. Stiamo lavorando ormai da qualche mese con il Parlamento europeo per un podcast. Quindi faremo 8 puntate di un podcast in cui intervisteremo sia attivisti e attiviste che deputate europee su alcuni temi fondanti, secondo noi, sia della, in qualche modo, del pensiero europeo, quindi di un certo tipo di pensiero, ma anche degli obiettivi. Quindi parliamo di dati, di democrazia, di diritti umani, di educazione sentimentale, di tanti temi diversi. E
E secondo me la cosa, come dire, la difficoltà oggi è sentirsi pienamente europei, ma è qualcosa che dovremmo alimentare molto di più. Quindi, come dire, dovremmo, si fa molta, come dire, può sembrare molto difficile sentirsi europei, ci si sente in genere italiani, ci si sente, parte della regione, in cui si è nati, ma in realtà è importante, secondo me, iniziare finalmente a sentirsi anche europei, e questo ha a che fare più che altro con un orizzonte culturale che dovrebbe poi fondare, permetterci anche in qualche modo di superare le sfide di fronte alle quali ci troviamo. Quindi, per me è una cosa importante, è qualcosa per cui partecipiamo. Quindi sì, essere scelti è bello, però secondo me il punto centrale di questi tempi è soprattutto la cooperazione. Quindi non sentire di poter cambiare le cose individualmente, perché è impossibile, perché nessuno lo può fare, però cercare in qualche modo di diffondere, di disseminare delle idee che possono permettere a tutte le persone di sentirsi europee, tutte le persone di cooperare per un sentire europeo, che è qualcosa di cui abbiamo estremamente bisogno, perché ci siamo resi conto ancora una volta che di fronte alle questioni, alle sfide di questi tempi non si può uscire da soli, si può uscire solo con un'apertura mentale e un modo di risolvere le cose in cui tutte le persone, tutti i soggetti possono partecipare a una soluzione comune. Assolutamente d'accordo. Intanto grazie per averci dato anche questa anticipazione, ci sfrutteremo lo scoop. Va bene, Maura, io ti libero e ti ringrazio davvero tanto a nome della redazione del magazine e a nome dell'università. Ci vediamo il 28, speriamo poi di vederci anche dal vivo nelle nostre aule, speriamo di riuscire a fare anche un po' di cose guardandoci e cominciando e continuando a collaborare così fattivamente. Quindi grazie Grazie. davvero. Grazie, grazie a voi.